Il centrale slovacco lascerà l'Inter a fine stagione dopo aver già trovato un accordo con il PSG. Si avvicina il recupero di Milan Škriniar dopo il lungo infortunio alla schiena che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco nella fase più calda della stagione. Comunque sarà difficile che il difensore possa tornare in corsa per una maglia da titolare in vista della finale di Champions League. Ad ogni modo, a distanza di mesi dall'ultima convocazione, l'ormai promesso sposo del Paris Saint-Germain dovrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di campionato in programma sabato pomeriggio contro il Torino. Per quanto riguarda il mercato, l'Inter dovrà al più presto ricercare un rimpiazzo per la propria difesa. Presumibilmente non sarà Benjamin Pavard a prendere il posto dello slovacco sul centrodestra. Per l'Inter costa troppo anche se in scadenza in 2024. Guadagna tantissimo e costa. Inter punta a fare almeno un parametro zero. L'obiettivo è formare un giusto mix tra giovani e giocatori d'esperienza, ma a quelle cifre è troppo. Secondo il giornalista di Federnerazzurra, il vero sostituto di Milan Škriniar potrebbe arrivare direttamente dal campionato italiano. Biassin ha fatto il nome di Schurz, confermando che il calciatore all'Inter piace, anche se prendere un giocatore da Cairo non è semplice. Per quanto riguarda il resto del reparto, ha poi riassunto quelli che potrebbero essere i principali movimenti: si vuole rinnovare De Bri, si farà un tentativo per trattenere Acerbi. Bastoni resterà, Darmian anche, si tenterà di fare un innesto giovane, magari Scalvini, che però costa tanto. Infine, in merito ad un altro potenziale obiettivo dei nerazzurri, Biasin si è detto meno ottimista. Frattesi costa dai 40 milioni in su. Sono soldi che nessun club italiano può permettersi.